Avvicinandosi dal Brennero nella parte meridionale della Val di Viz verso Vipiteno, l'antica città dell'industria mineraria, già da lontano si può scorgere la Torre delle 12, l'emblema della città, le cui sfarzose case e le vie per lo shopping ricordano i gloriosi tempi delle miniere del 1500. Proseguendo verso occidente, la Val Ridanna si dirama trasformandosi in una delle valli più belle delle Alpi. Gli innumerevoli rivoletti e ruscelli formatisi nei secoli si sono trasformati in torrenti di montagna per formare romantiche gole come quella di Stange, la cosiddetta Gilfenklamm. Prati verdi, incantevoli colline, piccoli paesi, estesi boschi, pascoli, laghi di montagna, lunghe catene montuose, diversi ghiacciai e la vetta più alta. La cima del Prete a 3507 metri sul livello del mare. Per secoli la valle è stata caratterizzata dal lavoro e dalla vita dei contadini di montagna. Nonostante la crescente tecnicizzazione e l'affermarsi del turismo, le antiche tradizioni, i costumi e le usanze sono tuttora molto radicate nella popolazione. Non solo i campi a fondovalle, ma anche i prati, i boschi e i pascoli di montagna sono coltivati e curati. Gli antichi masi si sono trasformati in caratteristici borghi. La popolazione è particolarmente attenta alla produzione e alla lavorazione di prodotti fatti in casa. Il meraviglioso scenario paesaggistico della Val Ridanna invita soprattutto a compiere escursioni in montagna. La spettacolare natura offre escursioni di tutti i tipi, dalla piacevole passeggiata in valle, facili escursioni nei boschi, fino ai pascoli e agli alpeggi, alle scalate in alta montagna. Le molte baite e i rifugi fino a 3000 metri invitano a soste con piacevoli merende e a gradevoli chiacchierate con la gente del posto, che è sempre lieta di fornire aiuto e informazioni. Mountain bike, parapendio, gite in carrozza, equitazione e la grande offerta benessere e fitness degli alberghi permettono di trascorrere vacanze all'insegna dell'attività fisica, del relax o del piacere. Solitamente i giovani, amanti dello sport, come per esempio gli atleti del biathlon, iniziano la preparazione alle gare già nei mesi estivi. Per quasi un millennio, eserciti di minatori estrassero minerali preziosi come l'argento, il piombo e lo zinco in situazioni climatiche e lavorative estreme.
La miniera chiuse definitivamente i battenti nel 1985 e fu trasformata in una straordinaria attrazione turistica, unica nel suo genere in tutta l'Europa. Il mondo delle miniere ridanna Montenero. L'intera catena produttiva della miniera è rimasta intatta e i visitatori potranno seguire l'intero processo dall'estrazione attraverso il difficile trasporto fino all'arricchimento del minerale, toccando con mano il duro lavoro dei minatori. Il Museo delle Miniere a Ridanna dedica uno spazio espositivo alla gigantesca Maria Fassnauer di Ridanna. Intorno al 1900 la gigantessa del Tirolo divenne famosa in tutto il mondo per la sua statura. L'uniforme del minatore nella Cappella dei Minatori ricorda la storia dell'industria mineraria di Monteneve e l'elevato tenore di vita della popolazione di montagna dei tempi passati. La pesca e la caccia fanno parte delle attività più remote dell'uomo. Nel maestoso castello barocco Wolfsturm a Mareta è possibile visitare il Museo della Caccia e della Pesca, che offre molte informazioni storico-culturali sulla selvaggina, l'arte venatoria e la pesca. Fantastiche condizioni per lo sci alpino si trovano nel vicino comprensorio sciistico Racines Giovo, dotato di modernissimi impianti di risalita, 25 km di piste ottimamente preparate e molti servizi. Non esiste luogo per lo sci da fondo più bello della Val Ridanna. Il paesaggio, la neve garantita e le piste sempre ottimamente preparate creano condizioni ottimali. Ridanna si è sviluppata in un centro per il biathlon e per lo sci da fondo. Qui non si svolgono solo gare nazionali e internazionali, ma sempre più spesso Ridanna è meta per l'allenamento di gruppi sportivi internazionali. Sempre più persone, inoltre, amano compiere passeggiate nel paesaggio innevato. Tour con gli sci nella neve fresca, divertenti slittate oppure escursioni con le racchette da neve. Benvenuti a Ridanna.